Siamo in compagnia di Ernesto Sica, consigliere comunale con Fratelli d'Italia. Ernesto, la tua storia politica parte da lontano, hai iniziato 14 anni fa, oggi sei arrivato qui alla tua prima esperienza elettorale e hai vinto. Per me è stata una grande emozione, ma soprattutto una grande soddisfazione, perché poi vedere che un percorso come il mio arriva non al compimento, perché questo è solamente un passaggio, però arriva a questo punto, è veramente qualcosa di importante. Io ho ricoperto ruoli di rappresentanza, però diciamo ogni volta che ho potuto a livelli giovanili mi sono sempre messo in gioco, al liceo come all'università, consigliere d'ateneo, rappresentante istituto, come ruolo all'interno del giovanile, e quindi mi sembrava giusto, dopo l'esperienza fatta anche dal punto di vista istituzionale all'interno dell'università e della scuola, tentare questa esperienza. È andata bene, ma non voglio essere presuntuoso, però credo che il gruppo che ho creato, la comunità che ho creato e tutto il lavoro fatto sul territorio dovesse essere premiato in qualche modo, e penso che sia il giusto premio che dovevo ricevere. In una precedente intervista rilasciata a noi, tu hai dichiarato che qualora tu fossi riuscito ad entrare in consiglio comunale, saresti stato la goccia che scavava nella roccia. Cosa volevi dire? Un detto latino, gutta cavat lapidem, quindi significa che piano piano, nel senso senza strafare, quindi senza promettere nulla, senza cercare di fare il passo più lungo della gamba, però con costanza, con coerenza e con competenza, fare quei piccoli passi che poi ti fanno raggiungere quei risultati, un po' come ho fatto io in questi anni. Non è stato un lampo questa mia elezione comunale, ma è stata appunto quella goccia che in 14 anni è scesa, è scesa, è scesa e ha portato a questo risultato. Ora continuerò questo mio lavoro anche in consiglio comunale, dove con grande umiltà mi siederò fra i banchi del consiglio comunale. Inizierò a studiare anche lì, perché la mia vita l'ho dedicata allo studio, e quindi so bene come funziona la macchina comunale dall'esterno. Mi era importante capire e studiare la macchina comunale dall'interno, affinché passo dopo passo si possano raggiungere risultati concreti che siano agli occhi e siano tangibili dalle persone. A chi vuoi dedicare la tua vittoria? La mia vittoria la dedico in primis alla mia comunità politica, la mia comunità politica di Castellammare e di Fratelli d'Italia, che oggi è Fratelli d'Italia, ma io ho fatto un percorso lungo, quindi è partito dall'Ansia Nazionale, quello che era il Movimento Giovani Azione Giovani, poi l'esperienza del PDL, una comunità che nel tempo ha cambiato qualche elemento, ma è rimasta sempre compatta nello zoccolo duro. Poi una dedica ideale la devo fare, perché essendo appunto io un ragazzo che fa politica per ideali, dedico la mia vittoria a tutti quei ragazzi che negli anni, professando la mia stessa identica ideologia, non hanno avuto la possibilità che ho avuto io, quindi quella di confrontarmi e di poter essere eletto consiglio comunale. Ma negli anni di piombo, ad esempio, ma fino a poco tempo fa, sono morti, sono caduti per la nostra ideologia, quindi dedico idealmente la vittoria a tutti quei ragazzi che come me però non hanno avuto questa possibilità, oltre che dedicare alla mia famiglia, alla mia dolce metà, che oltre a essere Luce Metà è la prima militante del gruppo, in quanto milita con noi da 6 anni, e quindi la mia dedica è ampia, però è circoscritta a questi vari settori della mia vita. Grazie.